Benvenuti alla traccia serale di Linux Day, Advanced Linux. Approfitto per informarvi che su sta continuando la traccia aperta a tutti, comunque continuano anche delle conferenze al piano di sopra. E niente, iniziamo con il nostro talk. Io sono Luca Cireddu, lavoro nel mondo dell'informatica come sistemista e programmatore. Lui è Roberto Mettere, studente di informatica e anche lui sviluppatore e programmatore. Il talk di oggi che vi presentiamo parla di portable and cross development. Cosa significa portable e cross development? Dal giorno di oggi sono quasi 10 anni che esistono dispositivi sempre più avanzati, computer sempre più nuovi, con prestazioni sempre più avanzate e proprio per questo motivo nasce la necessità di sviluppare programmi che funzionino su tutte le piattaforme. Linux, Mac, Windows, eccetera, eccetera. Vedremo nel nostro talk appunto quali sono i concetti di portabilità e i problemi che sono correlati a questo tipo di attività. Andremo a studiare poi come si possono analizzare questi problemi, quali sono le soluzioni, quali sono gli accorgimenti e in quali ambiti possiamo prendere provvedimenti per risolvere il problema, e poi andremo a mostrarvi degli esempi di codice e di come funzionano, insomma, come si possono risolvere queste problematiche. Allora, iniziamo subito dalla portabilità. Conoscete tutti VLC, famosissimo player, e come potete vedere da questo grafico è un software che è proprio un esempio di portabilità, perché funziona e gira su tutte, quasi la maggior parte delle piattaforme più famose che esistono oggi. Come potete vedere esiste un'interfaccia per Windows, per Linux, per Mac e addirittura negli ultimi periodi VLC è stato portato su Android. Però come viene fatto tutto questo? Prima di tutto iniziamo con definire che cosa significa portabilità. Allora, la portabilità è la caratteristica di un programma di essere utilizzabile in sistemi diversi senza subire modifiche. Cosa significa? Significa che proprio per costi di sviluppo, per problemi di tecnologie e di quant'altro, si cerca sempre di fare un software che sia in grado di funzionare su più piattaforme possibili senza modificare il codice. Quindi si cerca di scrivere, diciamo, un codice adatto a piattaforme e a più piattaforme in modo tale che si possa adattare poi più avanti. Dal punto di vista insomma, dell'ingegneria del software, la portabilità è addirittura misurabile, come potete vedere qui, e si può misurare in percentuali di istruzioni dipendenti dal target e numero di sistemi target che il singolo codice può raggiungere. Questo cosa significa? Si può misurare, insomma, quante istruzioni di un determinato software possono funzionare su più target differenti senza subire delle modifiche, e invece si può misurare quanti sistemi possono essere raggiunti, insomma, come sviluppo. La cosa fondamentale che abbiamo qui è innanzitutto definire che cosa sono questi target, che cos'è un target, che cos'è un host. Innanzitutto, per piattaforma si intende una copiata di sistema operativo e di hardware. Come potete vedere esiste la piattaforma host e la piattaforma target. La piattaforma host è di solito quella dove risiede il lavoro dello sviluppo software. Perché questo? Per problematiche di prestazioni o di proprio anche proprio di mancanze proprio delle piattaforme di destinazione, la maggior parte delle volte è conveniente fare degli sviluppi per cui si lavora su una determinata macchina e si va a preparare un software che dovrà funzionare su una macchina che è diversa da quella che usa lo sviluppatore. Questo è il concetto di cross. Infatti nascono poi i concetti di piattaforma host e di piattaforma target, perché l'host è quello dove lo sviluppatore va a lavorare, dove lui sviluppa, dove lui scrive il codice e dove farà anche le compilazioni poi per il target di destinazione, che non sempre possono coincidere.
Piattaforme si possono indicare spesso con, come copie di sistema operativo e CPU, proprio come dicevo prima. Un esempio abbiamo Linux, che può essere Linux con processore a 64 bit, oppure Linux i686, oppure Windows IA32 o IA64, macOS, PowerPC o x86-64, come nel caso degli ultimi processori Intel. Allora, andiamo subito a vedere quali sono i problemi che possono che sono legati ai concetti di portabilità, quali sono i problemi e quali sono poi le varie soluzioni che si possono fare per risolvere questi problemi. Allora, innanzitutto è necessario definire delle aree organizzative legate alla portabilità, ecco, degli ambiti in cui si verificano questi problemi e quali sono questi ambiti e quali sono le soluzioni che si possono prendere all'interno di questi ambiti. Allora, quando viene sviluppato un software, quando viene sviluppato un programma, esistono anche dal punto di vista temporale diverse fasi. La prima sicuramente è quella dell'analisi, che viene definita analisi pre-codice in questo caso. Questa è la fase dove sviluppatori e project manager insieme, prima ancora di scrivere codice, qui ancora non abbiamo neanche una bozza del codice, i project manager decidono quali sono le specifiche che dovranno andare a rispettare questo software. Le caratteristiche, le funzionalità che dovrà avere e sono decise insieme al team che poi sarà il team di sviluppo. Sicuramente in questo caso, questa ripeto, è la prima delle tre fasi, delle quattro fasi che andremo a vedere. Allora, posso già anticiparvi che in questa fase molte delle problematiche verranno risolte sviluppando il progetto in più sottoprogetti che funzionano in maniera parallela, però magari lo vedo più avanti meglio. Allora, la fase successiva è quella dove avviene la scrittura del codice, dove avviene la stesura del programma. Questa proprio è la fase numero due, quella dove gli sviluppatori iniziano a lavorare, i grafici fanno la grafica, preparano tutto e si mette insieme il programma vero e proprio. La fase subito dopo è quella che viene chiamata di compilazione, ovvero il codice viene scritto e viene poi trasformato in linguaggio macchina, sia per quanto riguarda macchine virtuali in caso di linguaggi interpretati come il Java o Python, insomma, o altri linguaggi interpretati, sia nel caso di compilazioni per linguaggi nativi. Comunque si tratta sempre comunque di compilazione o di cross-compiling se le piattaforme host e target sono differenti. Esiste però uno strato intermedio tra il secondo e il quarto, che è quello chiamato librerie di terze parti. Questo strato, che in realtà è una via di mezzo tra il secondo e il quarto, ecco, se guardiamo questa diapositiva, è un modo di risolvere le problematiche del cross, che è una via di mezzo tra codice e compilazione. Perché? Lo sviluppatore, quando deve lavorare su più target, deve produrre un software che funziona su più piattaforme, si trova davanti a problemi che sono tipici della piattaforma che lui dovrà andare poi a far funzionare. E se devi sviluppare più piattaforme hai problemi differenti, problematiche differenti, problematiche comuni e tante altre cose che possono essere risolte appunto scrivendo un unico codice che va bene per le librerie che vengono usate, poi delegando quindi alle librerie il lavoro di gestirsi il cross tra più piattaforme. Allora, queste come abbiamo visto erano più o meno le fasi dello sviluppo. Adesso vediamo quali sono le cosiddette strategie di design, quali sono i problemi e gli accorgimenti che vengono presi per risolvere questi problemi che si verificano nello sviluppare questi software. Allora, sicuramente qui abbiamo tenuto il termine in inglese perché rende veramente l'idea di quello che sto per andare a dire. Graceful degradation, che in italiano lo possiamo tradurre come degrado gentile delle funzionalità. Cosa significa? Invece di realizzare, prendiamo il caso di un sito internet o di Gmail, che è una cosa che conoscete forse più o meno tutti, Gmail avete visto tutte le grandi funzionalità che ha. L'intera applicazione è scritta in JavaScript, fa uso di chiamate Ajax, fa uso di tutte queste tecnologie molto moderne che sono comunque tecnologie pesanti. Allora, cosa succede? Se voi controllate, non so se ci sia ancora questa funzionalità, c'è un bottoncino che è la versione HTML semplice, quella che viene di solito chiamata così. Significa proprio questo, nel senso che io ti continuo a fornire
la funzionalità di base, tu riesci comunque a leggerti la posta, mandare allegati, cercare documenti, però invece di utilizzare tutte le cose come il JavaScript, le chiamate Ajax, che comunque ti rendono l'applicazione anche più bellina dal punto di vista estetico, faccio un'applicazione che usa HTML semplice, con chiamate che aggiornano la pagina ogni clic che fai, che chiaramente sono più lente, sono più brutte, però ti garantiscono la funzionalità. Questo è Graceful Degradation, che ripeto, soprattutto per le applicazioni web è una cosa abbastanza usata. Abbiamo invece la seconda, che è separazione delle funzionalità, ovvero io realizzo una diverse versioni del mio software, del mio prodotto, e alcune versioni che dovranno andare su macchine più lente, su dispositivi meno avanzati, proprio rimuovo determinate funzioni che non sono in grado di essere eseguite. Quindi faccio, insomma, delle versioni un pochettino più stringate della mia applicazione, togliendo proprio determinate funzioni, proprio perché così sono sicuro che su quelle piattaforme almeno un set minimo di funzionalità io continuo a tenerle. Un'altra soluzione, diciamo che forse è la più semplice, la più brutale se vogliamo dirlo, è quella di creare più repository di sviluppo. Allora, io se devo sviluppare un determinato software per più piattaforme, faccio dei sottoprogetti differenti che lavorano in maniera totalmente indipendente. Ciascuno segue le sue problematiche, segue il suo sviluppo e in comune tra di loro hanno solamente le caratteristiche decise dal project manager. Quindi le funzionalità di base, poi su come vengono implementate, su come vengono risolti i problemi che si verificano durante lo sviluppo, ciascuno lavora per conto proprio. Poi, ripeto, l'ultima libreria di terze parti è quello di scrivere un unico codice che si basa sull'utilizzo di queste librerie e chiaramente delego poi alle librerie le funzionalità cross. Perché scrivendo un unico codice, quello poi sono sicuro che sulle piattaforme dove la libreria può essere compilata, sono sicuro che funziona. Allora, iniziamo a vedere più da vicino, insomma, questi quattro ambiti per quanto riguarda il cross. Allora, analisi di prestesura del codice. Come potete vedere, la mano al direttore del progetto. Cosa significa? Quando io ho dei problemi molto grossi di piattaforme differenti, di solito la soluzione più usata è proprio questa, quella di creare dei repository di sviluppo totalmente indipendenti. In questo caso, qui sono stati chiamati come repository, ma questi quadrati rappresentano proprio dei team di sviluppo. Se il repository numero uno noi lo dedichiamo, diciamo, per esempio, allo sviluppo su Linux, ci saranno dei sviluppatori che conosceranno la piattaforma Linux, conosceranno i linguaggi che verranno usati su Linux e le problematiche della piattaforma Linux. Di conseguenza tutti i problemi relativi ai path, problemi relativi a insomma, permessi, utenti, cosa che per esempio su Windows non ci sono. Di conseguenza il repository 2, se dovrà essere dedicato a Windows, avrà tutto un team di sviluppo con sviluppatori esperti della piattaforma Windows che conosceranno le problematiche di Windows e sono in grado di risolverle in maniera più diretta. Questo è un esempio. Insomma, ho preso qui il caso di VLC, come potete vedere questo è uno screenshot di VLC che sta funzionando, questo è su Linux, con una GUI scritta usando le librerie Qt, Qt4 per esattezza, ed è praticamente un codice che può essere racchiuso in un unico repository che va bene sia su Linux che su Windows. Su un approccio di questo tipo, ogni singolo repository non è detto che sia dedicato a un'unica architettura target, può anche avere, se quel singolo repository usa per esempio una libreria, quel singolo repository può andare bene su Linux, su Windows e su Mac. Un esempio, questo di VLC, che come potete vedere qui va su Linux e questo va su Windows, e il codice è esattamente lo stesso, perché il codice è sempre quello scritto in Qt4, si poggia sulla libreria, di conseguenza poi la libreria si fa il vero e proprio lavoro di cross. Su Windows disegnerà la finestra con il tema che ha scelto l'utente, con i pulsanti di chiusura, di parcheggio, messi dove li presenta l'utente, con i colori e i font che vuole l'utente, però se le vede tutta la libreria, io ho scritto un unico codice, voglio la mia interfaccia così, con i miei pulsanti qua, e la cosa appare, sia in un modo che nell'altro, come vedete, appare. Invece questo è un esempio di VLC su un cellulare Android.
Ecco, come potete vedere è completamente differente. Il linguaggio di programmazione è cambiato perché non si parla più di C++ con librerie Qt4, ma si usa il Java, che poi Java è un pochettino diverso perché si tratta di Dalvik, Virtual Machine, non è neanche il Java di Oracle, però più o meno sono simili e comunque è un repository totalmente indipendente. Totalmente indipendenti, lavorano per conto proprio, si sviluppano, sviluppano parallelamente per quanto riguarda le funzionalità, perché se io per esempio volessi aggiungere il pulsante per fare la ripetizione del brano al termine, per farlo ricominciare, lo posso attivare sia su Windows che su Linux, però dal momento in cui il project manager decide di aggiungere questa funzionalità, ognuno dei due team di sviluppo in maniera totalmente indipendente si dovrà implementare quella determinata funzionalità. Andiamo a vedere quali sono i pro e i contro di questo tipo di approccio. Sicuramente tra i pro più importanti è quello di avere sviluppatori con delle skill settoriali. Cosa significa? Significa che il team di sviluppo che lavora su quel determinato repository per quel determinato target è un team di esperti su quella piattaforma. Quindi conoscerà bene, ripeto, le problematiche, conoscerà molto bene le soluzioni che si possono attuare per risolvere questi problemi e chiaramente anche lo sviluppo sarà molto più buono perché se ogni singolo repository è dedicato a quel determinato target sarà ottimizzato sia per le performance che per l'utilizzo di RAM, per tutto in questo caso. E chiaramente questo si collega anche con la seconda voce che è test da fare su ogni target, ma le modifiche sono mirate. Quindi se io vado a testare delle funzionalità sul software che sto facendo, sono sicuro che questi test mi producono poi dei risultati che io posso andare in maniera mirata a correggere in caso di bug. Quali sono i contro? Ecco. Sicuramente l'utilizzo di un numero elevato di risorse, sia economiche che non. Perché? Perché chiaramente se tu hai N target, hai N piattaforme di destinazione, tu hai N i team di sviluppo, se devi sviluppare per Linux e Windows e per Android come nel caso di VLC, chiaramente devi avere due team di sviluppo, quindi tutto il sistema è duplicato. Dovrai comprare, così molto semplice, dovrai comprare il doppio dei computer, dovrai avere il doppio degli sviluppatori, il doppio del server, il doppio dello spazio su disco per archiviare il codice, dove è tutto duplicato. Quindi i costi sia in termini di tempo di lavoro, perché il doppio dei dipendenti significa anche il doppio di ore uomo dal punto di vista dell'azienda. Sicuramente è difficile organizzare release contemporanee, perché? Perché comunque i target differenti possono avere anche tempi di sviluppo differenti. Una soluzione che io in Android me la risolvo in 2 ore, magari su una piattaforma Windows devo fare il triplo del lavoro, quindi se io decido di introdurre una nuova funzionalità, Android ci arriverà prima, Windows ci arriveranno dopo. E quindi tenere sincronizzate le due versioni diventa comunque difficile. Riusabilità del codice è generalmente assente. Questo si spiega da solo. Se il codice è scritto su Java per Android c'è poco da fare. Su Windows non è che posso riciclare Nutu. Ci si può sicuramente scambiare idee, cioè se io ho un determinato problema l'ho risolto così, noi ci mettiamo in C++, rifacciamo più o meno la stessa cosa, lo stesso algoritmo, ma sto comunque riscrivendo da zero la stessa cosa. È una cosa molto molto importante che è la difficoltà per lo sviluppo di plugin cross-platform. Chiaramente, essendo totalmente indipendenti due rami di sviluppo, essendo i software completamente differenti, li possiamo considerare proprio come due software completamente separati. Poi sono entrambi VLC, sono entrambi due riproduttori di file multimediali, ma sono completamente separati. Quindi se io sviluppo un plugin, una skin, perché VLC supporta anche le skin, una skin per Windows non la posso applicare a Firefox, ad Android, perché non c'è modo di far comparire le due cose, perché sono completamente diverse. Chiaramente però, proprio nel caso di VLC, perché è un esempio che abbiamo scelto apposta proprio per questo tipo di problematica, questo tipo di approccio al cross-platform è sicuramente la scelta migliore. Per quale motivo? Specialmente per i front-end, perché si tende, una volta che si deve sviluppare su più piattaforme differenti, si tende a suddividere il software in parti fondamentali. Sicuramente il core dell'applicazione, per esempio, viene scritto in linguaggio C,
che è una cosa un pochettino, diciamo, universale, forse uno dei linguaggi che gira nella maggior parte delle piattaforme esistenti, e io su quel core, proprio nel caso di VLC, metto tutti gli algoritmi per fare la decodifica al video, per l'H264, per l'MPEG, per l'audio in MP3, faccio tutto in linguaggio C, in modo tale che poi sia riutilizzabile e ricompilabile sulle varie piattaforme, e solamente la parte di front-end viene fatta separando i progetti in più progetti paralleli. E quindi sotto hanno praticamente il core e solamente la GUI viene separata. Ok. Adesso andiamo avanti vediamo quali sono gli altri ambiti su cui si può intervenire, e do la parola a Roberto. Buonasera. Continuiamo il discorso sugli scenari che riguardano lo sviluppo cross, ovvero il cross development sul codice, quindi lo sviluppo pensato multipiattaforma direttamente sul codice. Come avviene questo sviluppo? Questo sviluppo, diciamo, grosso modo viene pensato dagli sviluppatori stessi, quindi alla stesura del codice stesso, in modo che si adatti ai diversi target. Ci sono vari modi per adattarlo, ci sono i modi, come dire, degli switch a preprocessore, quindi in realtà il codice viene scelto in fase di precompilazione, oppure in realtà a runtime si fanno dei controlli. Facciamo anche degli esempi per capire meglio come funziona. Questi esempi sono codice C e dovrebbe essere abbastanza semplice, ma vi spiego tutto. Le linee in verde sono quelle che vengono, preprocessate, ovvero viene ricostruito un sorgente prima della compilazione secondo queste regole scritte in verde. In questo modo, nella compilazione sotto Windows, questa definizione sarà vera, per cui avremo solamente questa riga di codice all'interno del software realmente compilato per la piattaforma Windows, mentre tutto il resto, ovvero solamente questa riga, verrà ignorata, cioè mancherà effettivamente nel codice, non c'è proprio, non viene compilata. Analogamente, su Windows verrà preso l'altro ramo del controllo e comparirà solamente quest'altra riga qui, ovvero o siamo su Windows o non siamo su Windows. Questo non avviene in fase di runtime, ovvero non quando gira il codice, ma prima della compilazione. Quindi è una scelta prima della compilazione. Poi vedremo pro e contro di questo tipo di scrittura, che sembra già così poco leggibile. Se invece diciamo la modifica è a runtime, ovvero pensiamo al cross a runtime, non scriviamo queste istruzioni del preprocessore, ma usiamo degli if semplici all'interno del nostro codice, qualunque esso sia. Questo è un esempio in C, perché il C è abbastanza diffuso, dovrebbero conoscerlo, è abbastanza semplice solo per questo, però vale per tutti i linguaggi. C'è un controllo particolare su qualche funzione che restituisce in Windows qualcosa, in Linux qualcos'altro, in magari un'altra piattaforma qualcos'altro ancora. Quindi noi facciamo controlli specifici su cosa viene restituito da alcune funzioni che valgono in tutte queste piattaforme, per renderci conto di dove siamo. Questo fa sì che il codice sia compilato allo stesso modo, cioè tutto questo flusso sia presente sia in Windows sia in Linux. Però ovviamente ci saranno delle parti, tra virgolette, morte. In Linux non verranno mai eseguite le parti relative alla piattaforma Windows e viceversa. Questo è un esempio di come viene lanciato il programma, lì su Windows, qui su Linux, e l'output di questo piccolo programma sarà questo. A runtime viene capito qual è il sistema su cui gira il software, e avrà risultati differenti. Un altro esempio a runtime, forse un po' più famoso per diffusione attuale, è il JavaScript. Il JavaScript ha sicuramente dei controlli in base al browser in cui viene interpretato. Questo è tanto vero perché le istruzioni JavaScript stesse in Internet Explorer o in Firefox o in Chrome possono essere diverse, sia per costrutti, sia
diciamo, non approfondiamo troppo il discorso, comunque l'idea è questa: ci sono delle istruzioni che Internet Explorer non capirebbe e viceversa, istruzioni tipiche per Internet Explorer che Firefox non capirebbe. Quindi vengono a runtime tra virgolette, perché è un codice interpretato, vengono controllate attraverso delle tipiche istruzioni di controllo nel codice, e quindi ci saranno delle parti morte in base al browser che viene utilizzato. E in questo modo, diciamo, l'applicazione web è multipiattaforma. Quali sono i pro di questo tipo di approccio? Qui abbiamo, rispetto alla diversificazione dei repository, un codice comune in qualche modo. Un team di sviluppo è in grado di toccare gli stessi codici, manipolare le stesse parti, però questo a scapito di una brutta leggibilità. È difficile ricordarsi dove è iniziato magari uno di questi controlli, dove è finito, bisogna controllare bene, anche perché l'introduzione di bug nell'applicazione è un problema. I programmatori devono essere per contro esperti nei vari target di competenza, proprio per questo, come dire, devono essere un po' più a tutto tondo rispetto agli sviluppatori settoriali, e quindi è anche un po' più difficile trovarli. Questa è una frase molto famosa. Quando era uscito il Java si diceva write once, run everywhere, ovvero lo scrivi una volta e parte dappertutto. Per prendere in giro chi scrive codice in questo modo, loro dicevano scrivi una volta, però il debug lo devi fare comunque in tutti i target. Questo è vero, infatti è un po' scocciante, ovvero i test devono essere lanciati in tutti i target in cui l'applicazione deve girare assolutamente. E poi c'è un altro problema, un problema un po' particolare, che le funzioni che vengono utilizzate non hanno proprio la stessa funzionalità, dipende dal sistema. Un esempio un po' buffo è la sleep. È una funzione semplice che aspetta del tempo. Gli diamo sleep 1 e aspetterà un secondo, sleep 2 aspetterà 2 secondi. In Linux la sleep funziona benissimo, in Windows viene completamente ignorata, non aspetta niente, possiamo scrivere quello che vogliamo, è come non aver scritto niente, una riga bianca. Questo è una cosa molto importante. Gli sviluppatori devono conoscere questi problemi e quindi arginarli nel codice, perché possono essere sorgenti ovviamente di problemi nel software. Un altro modo di procedere è questo, che è le librerie di terze parti. L'uso delle librerie di terze parti è molto importante, perché innanzitutto è un qualcosa che nasce un po' spontaneamente, ovvero se abbiamo già scritto del codice cross che funziona in più target, quello che ci viene in mente è sfruttiamolo di nuovo, perché dobbiamo riscriverlo. Quindi, come dire, ci facciamo delle librerie che possiamo riutilizzare in un secondo momento, o noi, o le facciamo open perché le possono usare anche gli altri. Infatti è quello che succede per esempio con le Qt, con le GTK, ma con molte altre realtà come Mono, le Cairo, ce ne sono tantissime. Diciamo, queste funzioni si sono già incaricati i programmatori che le hanno sviluppate di farle funzionare in più piattaforme diverse. Quindi lo sviluppatore ci penserà meno, come vi aveva già anticipato Luca. Anche qui ci sono dei contro, perché dici sì, è bello, uso le librerie, quindi non mi interessa, uso esattamente le librerie e funzioneranno in tutti i target. Questo non è proprio vero. Intanto queste librerie hanno, diciamo, una profondità. Per farvela capire vi posso dire, ho una libreria che gestisce le finestre. Come si disegnano le finestre nei sistemi operativi? C'è una libreria che lo fa per noi, chiamiamo crea finestra e la crea. Ma cosa significa crea finestra? Che mi crea anche il bottone X? Che mi crea un titolo automaticamente? Cosa fa effettivamente la finestra? Magari una libreria mi crea una finestra completa, un'altra libreria invece mi crea un rettangolo da riempire. Quindi lo sviluppatore deve capire che tipo di libreria utilizzare, per capire anche
a che livello la deve sfruttare. E poi un altro grande problema, diciamo, è questo, questo qui, è necessario assolutamente che le librerie siano compilabili in tutti i sistemi che vogliamo noi, principalmente. Se noi vogliamo sviluppare per Android e per Windows, l'uso delle Qt probabilmente è sbagliato, perché le Qt su Android non girano. Quindi possiamo scrivere tutto il codice cross che vogliamo, ma non è cross per quello che serve a noi. E quindi anche qui abbiamo, come dire, dei paletti. Un altro modo per, come dire, un altro modo di operare, diciamo, se l'ha inventato un po' la Sun, diciamo, più che altro l'ha divulgato bene, ed è quello di utilizzare un solo target, uno solo. Come si fa? Si crea un target virtuale, ovvero un computer fittizio, una CPU fittizia, software fondamentalmente, che diventa il target di qualunque tipo di applicazione. Quindi il nostro codice lo scriviamo esclusivamente per un target, non abbiamo nessun problema di cross. Completamente, viene proprio tutto delegato al nostro processore, quello che deve fare. Anche qui ovviamente la virtual machine che si incarica di fare il cross per noi deve essere disponibile in tutte le piattaforme che vogliamo, analogamente alle librerie. Questa soluzione da una parte può sembrare migliore, probabilmente lo è, dal punto di vista del codice pulito, perché il codice è veramente uno solo, funziona grosso modo sempre, perché il target è uno solo, il codice non può essere cambiato, non ha senso cambiarlo perché il target è solo uno. I test sono estremamente facilitati perché nel target che utilizziamo facciamo i test, poi è vero che in realtà ci sono i test anche sulle piattaforme per vedere se proprio tutto sta funzionando, però sono molto molto facilitati rispetto alle modalità che abbiamo visto prima. Ovviamente come contro cosa abbiamo? Che questa macchina virtuale in realtà è un software, quindi non è esattamente veloce come una CPU vera, viene ottimizzata, vengono scritte delle librerie, viene velocizzata tantissimo, però non è molto adatta per esempio per applicazioni di tipo scientifico, come possono essere, non lo so, dinamica molecolare, calcoli molto pesanti, proprio perché è lenta, ci conviene usare un altro linguaggio. È comunque una soluzione, come dire, estremamente usata. Qui non ho detto quasi niente, però stiamo parlando fondamentalmente del Java, non è l'unico, anche il Python cerca di fare la stessa cosa e la fa. E usa esattamente la stessa idea, da il Python interpreter, che è in grado di comprendere il bytecode Python e quindi astrarre dal vero target che gli sta sotto. Adesso facciamo un esempio dell'ultimo passo di uno sviluppo. L'ultimo passo di uno sviluppo è l'effettiva creazione dell'eseguibile. La creazione dell'eseguibile si può tranquillamente fare nella macchina target, per esempio noi abbiamo sviluppato per Linux e per Windows, ci piace Windows, non so, per sviluppare, poi prendiamo il codice, lo mettiamo su Linux e lanciamo il compilatore lì e ci aspettiamo che funzioni. Diciamo che funziona, se abbiamo fatto le cose fatte bene, però potremmo avere, come dire, potremmo non avere una macchina Linux su cui fare effettivamente questa compilazione, per molti motivi. Uno dei motivi per cui in realtà il cross-compiling è importante non è tanto per sistemi, diciamo, grossi che possono girare in macchine potenti, ma proprio per quei sistemi, magari sistemi embedded, nei quali in realtà il compilatore non c'è proprio, quindi non si può nemmeno compilare, oppure ci vorrebbe troppo tempo per compilare, ovvero un sistema embedded, ci metto anche un compilatore, funziona pure, però impiega 3 ore per compilarmi il codice, mentre io ho una macchina potentissima, 16 GB di RAM, tantissima, potentissima, che me lo compila in 20 minuti. L'idea di fare del cross compiling è quindi importante, ci fa risparmiare un sacco di tempo.
la scocciatura che non è semplice. Non è semplice perché per fare cross compiling ci vuole un compilatore che non è quello che noi installiamo normalmente per il nostro target, ma è un altro compilatore che non è molto diverso. Vediamo come è fatto. Grosso modo questo sembra un compilatore tradizionale, ovvero prende il codice sorgente, lo trasforma nell'assembly della mia macchina, l'assembly lo trasforma in codice oggetto, dopodiché il linker si preoccupa di prendere l'eseguibile e collegarlo a tutte le librerie dinamiche che io ho utilizzato. La differenza con una toolchain, che è questa, di compilazione, di cross compilazione rispetto a quella tradizionale, è che dopo questo passo questo codice assembly non è adatto alla mia macchina, è adatto alla macchina target, che non è quella dello sviluppatore, che si chiama host. Quindi da questo punto in poi questo codice per la mia macchina non serve a nulla, ma invece serve ovviamente per il target. Vediamo come si fa effettivamente, qui facciamo vedere un esempio molto breve di come si compila. Questa è la riga di compilazione, una riga sola, è un po' complicato, infatti l'ho colorata per questo. La parte rossa è semplicemente il nostro compilatore, lanciamo il GCC, gli diamo un po' di flag, sono flag tradizionali, non c'è molto da spiegare. Questa parte invece, questa in grigio, sono le indicazioni di dove sono gli header che abbiamo incluso. Questo lo dobbiamo fare quando abbiamo utilizzato delle librerie dinamiche, ovviamente, altrimenti non c'è nessuna necessità. Questa è un'applicazione GTK che abbiamo sviluppato, sono veramente 10 righe di codice, però ha bisogno di tutta questa riga per essere sviluppata. Vi faccio notare che questo non è cross compiling, questo è una compilazione semplicissima per il nostro target. Qui ci sono dei file che ci servono per compilare, questo qui sarà il risultato, quindi l'eseguibile che gira nel nostro target questa volta, e questo è il codice sorgente, che è solamente un file, e sono una decina di righe. Questa parte in blu sono le librerie, ovvero dobbiamo dire al nostro compilatore, che userà il linker prima o poi, quali librerie deve effettivamente linkare, quali ho utilizzato. Fin qui niente di particolare. Vediamo che in realtà una toolchain non fa cose troppo diverse da questa, anzi si può vedere un parallelismo. Una differenza importante è chiaramente che non sto usando il GCC tradizionale della mia macchina, ma sto utilizzando la mia toolchain, quindi un compilatore che non compila per me, ma compila per un altro target. A parte varie flag, che queste servono proprio per il sistema in cui sto sviluppando, vediamo che c'è sempre la parte dove io gli dico dove sono gli header. Vi faccio notare che è molto diversa da prima, ve la faccio anche vedere. Mentre qui sto utilizzando fondamentalmente le mie strutture del sistema, quindi user, lib, include, dove sono il mio sistema, nella toolchain devo assolutamente farmi carico io delle librerie che mi servono, e le ho messe per esempio in una cartella all'interno del mio sorgente per poter averle disponibili. Questo è vero tanto per alcuni file sorgenti, tanto per le librerie, dove io come prima do diciamo la lista delle librerie da linkare, però come prima cosa gli devo andare a dire da dove le deve prendere, perché se usa quelle del mio sistema non capisce che cosa fare. Perché in Windows sono delle librerie .dll fatte in un certo modo, nel sistema Linux sono dei .so completamente diversi, con una logica completamente diversa, e non funzioneranno. Invece in questo modo le va a prendere nel posto giusto. E quindi riuscirà a linkare il nostro target. Questo è il risultato. Questo è eseguito, compilato ed eseguito nello stesso target, quindi da Linux per Linux, e ovviamente funziona, non si vede perché no. Questo invece è compilato da Linux per Windows, quindi abbiamo fatto del cross compiling per avere effettivamente lo stesso prodotto, la stessa applicazione. Vabbè, questo è molto semplice, non serve a nulla, però l'idea è questa.
diamo le stesse funzionalità con un solo codice, usando la stessa macchina. Se ipotizziamo di non avere nemmeno una macchina Windows su cui farla girare, possiamo pensare di utilizzare Wine. Questa girerà anche su Wine probabilmente, anzi sicuramente. Diciamo, con questo avrei anche finito. Se volete approfondire un po' gli argomenti, potete trovarli generalmente un po' su internet, c'è scritto qualcosa, però io vi consiglierei di dare un'occhiata a questi libri, perché sono molto più specifici, se sempre siete interessati ovviamente, dove spiegano bene come funzionano tutte queste cose. Effettivamente dirle così così velocemente forse è anche forse una pretesa, però non so, abbiamo provato a descriverlo in modo molto semplice, senza approfondire troppo, neanche senza mancare di qualcosa. Io vi ringrazierei dell'attenzione. Se avete delle domande, qualunque cosa vi possa venire in mente, un dubbio, una curiosità, se lui vi vende il computer, qualunque cosa, dimmi. Vi devo passare il microfono? E che mi fa scoprire cosa succede se c'è un bug che io voglio rimarcare? Esiste un modo per È un'ottima domanda. È un'ottima domanda. Sì, esatto, ci sarebbe una specie di cross debugging. L'idea è che sicuramente dovrai fare un debug sulla macchina target, per forza. Perché, come dire, tu non puoi essere sicuro neanche a livello di virtualizzazione, cioè puoi fare molto in virtualizzazione. Ti faccio un esempio: quando tu sviluppi Android, cosa succede? Tu scrivi nella tua macchina Linux, crei il tuo pacchettino, teoricamente lo puoi mandare al tuo telefono e provarlo, che sarebbe la cosa più giusta, no? Perché lo provi direttamente su un apparecchio hardware teoricamente funzionante. Però quello che si fa in realtà è spararlo su una macchina virtuale. Si prende la macchinetta virtuale, si mette l'Android finto nell'altro desktop e gli si lanciano i pacchetti, e in realtà si fa debug lì. Nota che non è che sia sbagliatissimo, però bisogna sempre ricordare che se non hai un computer sufficientemente potente da virtualizzare un cellulare, che ormai stanno diventando veramente potenti, tu puoi non capire molte cose del tuo programma. Diciamo che i bug non sono solo gli errori di programma che fanno crashare, che fanno schermate blu, non sono questi e basta. Sono anche quelli in cui l'utente non si trova comodo nello sfogliare la tua applicazione. Sono quelli in cui l'utente non capisce cosa deve fare. Ed è colpa del programmatore, purtroppo. A volte anche dell'utente, non esageriamo, però in generale il programmatore deve farsi carico di questi problemi, che sono effettivamente delle bug. Se hai guardato delle richieste che vengono fatte ai siti, soprattutto dei programmi open che aprono dei ticket per curiosità, per bug fixing, molte di queste richieste sono: dove cavolo è questo bottone che lo uso ogni 5 minuti, che me lo devo andare a pescare dentro 5 sottomenu? È un bottone fondamentale, me lo metti davanti e io sono più contento. L'idea è proprio questa. In realtà è una bug, perché se quel software serve a una certa cosa e viene usato in un certo modo, come minimo uno si aspetta di poterlo o personalizzare, perché no, o migliorare. E questo è... Non so se sono stato... C'è anche da dire che comunque in un emulatore, proprio anche nel caso di Android, il comportamento stesso dell'emulatore, per quanto è fedele all'Android, non sarà mai come il dispositivo reale, proprio perché si tratta di un emulatore. Quindi sicuramente se devi fare debug, devi farlo sulla macchina, sul target. Questa è una cosa molto importante. Altre domande?
No, volevo ricordarvi solo una cosa, queste diapositive saranno poi disponibili sul sito del Gulc al termine, insomma, della giornata, entro la settimana presumo si verrà pubblicato tutto. Siete anche sorgenti di questa roba? Sì, sì, certo, se non c'è problema in un modo o nell'altro. Comunque trovate i contatti sul sito del Gulc, canali IRC, email, ci sono le mailing list, in un modo o nell'altro ci trovate, oppure ci trovate comunque qui sino alle 6 di sera se volete parlare con noi. Allora, se non ci sono altre domande, non abbiamo finito, vi lasciamo la pausa caffè e riprenderà poi il talk su Android alle 4.10. Grazie.